Buongiorno ragazze, eccomi tornata con un nuovo video. Oggi spacchettiamo insieme un po' di pacchettini che mi sono arrivati questa settimana. Alcuni ve li ho mostrati su Instagram Stories, però non tutte. Mi seguite su Instagram e poi gli Stories durano soltanto 24 ore, quindi può anche capitare di perdere insomma gli Stories e quindi di non riuscire a vedere tutte le cose che carico, tutte le varie storie che carico puntualmente ogni giorno. E quindi ho detto registro gli spacchettamenti, anche perché siete sempre in tantissime che mi dite di registrare questo genere di video. E quindi per tutte quelle che non hanno visto gli stories durante questa settimana avranno modo di vedere le cose che ho ricevuto in questo video. Fatemi sapere con un bel pollice in su se volete vedere i video spacchettamento tutte le settimane o comunque ogni volta che mi arrivano dei pacchettini, accumulare, non so, 4-5 pacchettini e poi fare il video spacchettamento. Parto da questo pacchettino che contiene prodotti per capelli, mentre invece in tutti gli altri ci sono prodotti di make up, quindi partiamo dai capelli. Questo pacco arriva da Allier, comunque vi lascio scritto qua sotto nell'info box tutti i link dei vari pacchettini che scarto insieme a voi. All'interno di questa scatola ci sono 3 prodotti per capelli e esce un profumo pazzesco da questa scatola. Non so se riuscite a vedere com'è confezionato, io adoro sempre spacchettare perché le confezioni sono veramente molto carine. Ci sono dei nastrini azzurri e poi c'è questo sacchettino con all'interno delle palline che fanno un profumo pazzesco. Cioè questo sacchettino lascia andare un profumo veramente buonissimo, molto molto forte, quindi probabilmente metterò questo sacchettino nell'armadio per profumarlo. Comunque vediamo i prodotti. Allora, abbiamo questa confezione, si tratta di sono delle capsule ricche di vitamine che servono per prevenire la caduta dei capelli. Questa è la confezione, all'interno della confezione ci sono 60 capsule, sono da assumere 2 volte al giorno e oltre a prevenire la caduta dei capelli vanno anche, essendo ricche di vitamine, a rendere i capelli e il cuoio capelluto molto più sano. Poi abbiamo uno shampoo e un balsamo, questo è lo shampoo, 250 ml di prodotto. Questa è la confezione, molto semplice, con il tappino trasparente. È appunto uno shampoo che serve, vediamo se me lo dicono, allora è uno shampoo che accelera la crescita dei capelli e ne previene la caduta, quindi un po' come le capsule vanno a prevenire la caduta dei capelli e accelerano anche la crescita dei capelli. Io fortunatamente non ho questa esigenza di far crescere i capelli più velocemente perché mi crescono già velocemente di suo. Comunque sono curiosa di provarlo, vediamo la profumazione com'è. Il profumo, ragazzi, è buonissimo, oddio! Buonissimo, è un profumo dolce, però non ve lo so descrivere, io non sono brava a descrivere i profumi, ma che buono, troppo buono. Poi abbiamo ovviamente il balsamo abbinato allo shampoo, quindi anche questo dovrebbe accelerare la crescita dei capelli. All'interno dello shampoo ci sono 150 ml di prodotto, la confezione è un pochettino più piccola, il profumo vediamo se è uguale. Sì, il profumo è lo stesso, identico. E vediamo se anche il balsamo ha le stesse caratteristiche. Allora, balsamo che accelera la crescita dei capelli e ne previene la caduta. Esatto, applicare il balsamo sui capelli umidi e distribuirlo uniformemente dalle radici fino alle punte, lasciare in posa sui capelli per alcuni minuti e risciacquare abbondantemente con acqua. Quindi questo balsamo offre un trattamento completo dei capelli, la ricetta innovativa accelera la crescita dei capelli e ne previene la caduta, oltre ad idratare e a donargli una naturale lucentezza. Grazie alla sua azione i capelli non presentano l'effetto crespo e risultano vigorosi e facili da acconciare. Il balsamo non appesantisce i capelli. Ok, quindi si utilizza come un classico balsamo dopo aver fatto lo shampoo. E molto interessante, sono curiosa di provare questi prodotti. Adesso li metto in bagno e inizio a testarli già da stasera. Adesso passiamo ai prodotti di make up e parto da questo pacchettino che è arrivato da Pixi. Pixi è un brand che ho già provato e che mi piace molto, però ho provato sempre prodotti di skincare e mai prodotti di make up. Stavolta all'interno della loro solita scatolina verde ci sono dei prodotti di make up. Abbiamo 3 blush e 3 prodotti per le labbra. Ancora non ho provato, sono veramente molto curiosa
di provarli. Sono già fuori, insomma, spacchettati, perché ho già scattato la foto di questi prodotti, quindi non sono più nelle loro confezioni. Partiamo dai blush. I blush erano contenuti all'interno di queste scatoline, che adesso sono vuote, e questa è la confezione. Ci sono all'interno 12,75 grammi di prodotto. In realtà, più che dei blush, sembrano, a guardarli così, sembrano dei prodotti per le labbra, tipo lucida labbra. Ci sono tre colorazioni diverse. Questo è un rosso ciliegia molto forte. Si tratta di blush, ma non i classici blush in polvere o in crema, ma sono dei blush in gel. Infatti la consistenza è proprio gelatinosa, sembra proprio un gel. Bisogna semplicemente prendere un pochettino di prodotto e andare a picchiettarlo, se ne ho preso tanto, e andare a picchiettarlo sulle guance per avere un effetto di blush comunque molto naturale, che va a illuminare la zona sulle guance. Se volete potete anche magari fare un movimento di questo tipo, quindi con movimenti circolari stendere il prodotto. Adesso, come dicevo prima, io ne ho messo tanto, però questo è un bel colore, non bisogna metterne troppo perché sennò si hanno due guance alla Heidi. Si stende veramente benissimo perché è proprio sotto forma di gel, non è appiccicoso, mi ha già macchiato il dito, quindi è anche bello pigmentato. E la profumazione, vediamo se ha profumo. Intanto il mio vicino di casa ha deciso di tagliare l'erba, facciamo finta di niente, non fateci caso. Comunque no, non ha un profumo troppo intenso, è appena appena profumato, ma veramente una cosa minima. Non ha un profumo particolare, ecco. Quindi questo è il primo colore applicato sulla mano. Poi abbiamo questo, che invece è un colore molto più classico, più leggero. Sembra più un colore nude, un colore naturale. Lo vado ad applicare qua, vediamo. Allora, quindi ho messo molto meno prodotto stavolta qua. Vado a picchiettarlo, questo è molto più chiaro. Quasi non si vede, forse perché ne ho messo veramente poco. Devo fare attenzione a non macchiare il letto perché ho il copriletto bianco. E se vado a sporcarlo alla fine non viene più pulito. Comunque, il colore è bello, sì, questo è proprio di guance leggermente arrossate, proprio un colorito naturale. Sono curiosa di vedere questi prodotti sulle guance. E l'ultimo colore è questo, che invece è fortissimo. Nel frattempo guardate le mie dita, sono tutte sporche. Questo è molto molto scuro, oddio, è scurissimo. Vediamo dove lo metto, non c'è più spazio. Proviamo qua. Vado a stendere il prodotto. Sì, poi una volta steso in realtà non è neanche troppo forte come colore, non so quanto si possa vedere. Fatemi sapere se volete un'idea di ultimi, un mi preparo con voi, un video, insomma, di questo genere, dove provo questi prodotti, dove li metto all'opera, dove li testo effettivamente sulle guance e non sulla mano. Comunque questo è il colore. No, sono belli, si sfumano bene, non mi dispiacciono. Poi ci sono i prodotti per le labbra, però prima mi pulisco le mani e poi ve li faccio vedere. Non sono venuti via benissimo dal dorso della mano, devo dire che restano belli fissi, non vengono via facilmente, quindi questa è una bella cosa, vuol dire che durano a lungo. E poi ci sono tre nuovi prodotti per le labbra, ma in realtà sono sei, perché come potete vedere nella confezione ci sono due colori, quindi in realtà abbiamo sei colori diversi. Questo è il primo, sono sotto forma di lip gloss, ma infatti anche l'applicatore è come quello dei lip gloss, però in realtà non sono proprio dei lucida labbra, hanno sì un finish luminoso, però non dovrebbero essere dei semplici lucida labbra, vanno a nutrire e a idratare le labbra. Volendo, ho letto che si possono applicare anche uno sopra l'altro, quindi magari prima applicare il colore più scuro, poi magari al centro delle labbra mettere la versione più chiara. Questa è la prima combo che mi piace molto. Poi questa è la seconda, questo aranciato è veramente bellissimo. Questo invece è un po' più scuro, forse è più indicato questo per l'autunno. E poi c'è quest'ultimo. Abbiamo questo fucsia e questo rosa, anche questa combo è perfetta per l'estate. Sono dei colori molto accesi, il fucsia e l'arancio. Proviamo insieme il classico nude, che è il colore che preferisco. Hanno un profumo buono, sanno quasi di menta. Sì, profumano di menta. Buono. E vediamo come sono. Si applica proprio come un lucida labbra. Come colore questo devo dire che mi piace molto, perché è molto simile al colore delle mie labbra. Come potete vedere resta comunque leggermente lucido, però non è appiccicoso come lucida labbra.
un appiccicoso e se lo tengo per tutto il resto del video, così vediamo come si comporta. E anche con Pixie abbiamo finito. Poi passiamo a Yes Style. Yes Style mi ha mandato questa scatolina, questa box che contiene dei prodotti di make up. Yes Style è un'azienda asiatica, quindi sono tutti prodotti asiatici. Ancora non li ho provati, ho guardato velocissimamente cosa c'è all'interno, ma non sono andata troppo nel dettaglio. Il pacchettino mi è arrivato ieri e quindi devo ancora in realtà guardarlo bene insieme a voi. La scatola mi piace tantissimo. Io queste scatole, quando ricevo queste scatole tutte colorate, non le butto mai, le tengo sempre, perché li utilizzo tantissimo, quindi non vado mai a cestinarle. E all'interno, se riesco a aprirlo, ecco qua, abbiamo un bel po' di prodottini. In realtà aspettavo da un po' di tempo questa box, infatti questa è la box Spring Makeup Kit, quindi la box della primavera, quindi è arrivata con un po' di ritardo. All'interno che ci sono scritti tutti i prodotti che sono contenuti, un po' come le classiche box. E vediamo subito cosa c'è. Abbiamo questo prodotto per le labbra, vediamo, ed è un prodotto appunto per le labbra, fatto sotto forma però di smalto, sembra uno smalto in realtà. E questo è l'applicatore, sì, è decisamente un prodotto per le labbra. Mamma mia quanto è pigmentato, guardate, il colore è molto bello, mi piace. Molto molto pigmentato. Forse diventa anche poi opaco sulle labbra, boh, vediamo, lasciamolo sul dorso della mano. Poi c'è questo eyeliner waterproof, vediamo. Tra l'altro qua sul volantino dicono che il prodotto, questo per le labbra che ho fatto vedere prima, è una full size, però ci sono anche tipo i sample, quindi i campioncini. Anche l'eyeliner è in full size. È un eyeliner non in penna, quindi li preferisco questi perché durano più a lungo. Sono curiosissima di provarlo. Poi abbiamo quest'altro prodotto sempre per le labbra, questo è un dual stick, quindi anche qua come quelli di Pixie, un 2 in 1. E abbiamo questo rossetto rosa molto forte e questo invece più aranciato, no in realtà poi sulla mano non è troppo aranciato, anzi il rosa chiaro, non so se riuscite a vederli questi due. Questo è quello più scuro, il rosa più scuro, e poi abbiamo quello più chiaro. Poi abbiamo questo che invece è un mascara nero, è una mini size questa, piccolino. Poi abbiamo un lip balm, questo è in versione sample, quindi anche questo è un campioncino, la versione piccolina. Sì, è proprio un campioncino questo. Un lip balm, ci sono all'interno, vediamo se è scritto, perché qua è scritto tutto in coreano. No, non c'è scritto. Vediamo già gli altri prodotti, i campioncini come sono. Allora, abbiamo una crema solare, una protezione solare, una Natural BB Cream e una CC Cream luminosa. Sono veramente questi dei campioncini che solitamente vi danno anche in perfumeria, veramente molto molto piccoli. Poi abbiamo quest'altro campioncino, scritto tutto in coreano, quindi non so cosa sia. È da utilizzare la mattina per lavare il viso, ok? È un prodotto per lavare la faccia. E poi l'ultimo campioncino è questo. Abbiamo Pink Vital Water, quindi un tonico facciale, il siero e l'emulsione. Anche queste sotto forma di campioncini. Questi magari li utilizzo già domani mattina, li provo già. E poi l'ultimo prodotto contenuto all'interno di questa box è un Dual Contouring della Ops. La marca Ops l'avevo già provata, avevo acquistato su eBay un blush in crema che tra l'altro mi era piaciuto un sacco. Invece questo è un dual contouring, quindi abbiamo esatto la parte per il bronzer, insomma per andare a scolpire il viso. Questi sono dei prodotti in crema. Sì, hanno anche l'applicatore come quello dei lip gloss, quindi abbiamo la versione scura per scolpire il viso e la versione molto molto chiara invece per andare a illuminare il viso. Questo prodotto sono curiosissima di provarlo, mi ispira tantissimo. Ah ok, è della marca Berryson, quindi la Ops è una sottocategoria della Berryson. Di Berryson ho provato un sacco di maschere per la faccia, di maschere facciali, le classiche maschere in tessuto che mi sono piaciute tantissimo, quindi sono veramente molto curiosa di provare questo prodotto, veramente. Quindi mettiamo di nuovo tutto nella sua scatolina e passiamo a un paio di lenti. Mi sono arrivate un paio di lenti
ieri, sono delle lenti colorate, mi sono arrivate dal sito Pink Paradise, anche di quello vi lascio qua sotto il link nell'info box. L'unica cosa è che, nel frattempo, il primo prodotto che abbiamo provato di questa box, il rossetto, adesso l'ho messo nella scatola, il rossetto, quello che sembrava uno smalto, guardate, è diventato completamente matte. Quindi fantastico, mi piace molto. Comunque stavo dicendo, mi sono arrivate queste lenti graduate, perché sapete che io porto le lenti a contatto. L'unica cosa è che mi sono arrivate di due colori diversi. Loro mi avevano detto via mail che le lenti sarebbero arrivate random, però io pensavo random, non potevo insomma scegliere il colore delle lenti, quindi o grigie, o azzurre, o marroni, però tutte e due uguali. E invece non sono arrivate una marrone e una grigia. La cosa bellissima di queste lenti è il contenitore, il portalenti. Cioè, guardate, i coreani sono sempre fantastici. Hanno fatto gli occhiettini, ok, era al contrario. Sembrerebbe tipo un maialino, non lo so, un animaletto. Comunque il portalenti è veramente delizioso. All'interno ci sono le lenti. Adesso tolgo queste e metto queste, così vi faccio vedere come sono indossate. La cosa bella di queste lenti è che danno un effetto di occhi molto più grandi, e questa cosa mi piace molto. L'unica cosa che non mi piace è che sono comunque di due colorazioni diverse. La colorazione marrone ovviamente più di tanto non si nota, perché ho già gli occhi marroni, quindi vabbè. Mentre invece quella grigia leggermente si vede la differenza, perché appunto è grigia, però è comunque un grigio scuro, e quindi non c'è proprio un impatto molto molto forte. Adesso però le metto e vi faccio vedere. Giusto per farvi vedere un attimo la differenza, ho messo la lente soltanto nell'occhio di destra ed è la lente grigia. Vedete che l'occhio di destra è molto più grande rispetto a questo, dove ho ancora la mia classica lente. Non so se riuscite a vedere dal video, aspettate che mi specchio. Sì, dai, si vede che l'occhio è più grande. Il grigio si vede leggermente nella parte più esterna. Guardate. L'occhio è super super grande. Ho messo anche la lente di sinistra. Fatemi sapere se dalla videocamera riuscite a vederlo, la differenza tra una lente e l'altra, se si percepisce che il colore è diverso o se più di tanto non si nota. Essendo comunque anche il grigio un colore abbastanza scuro, non c'è questo contrasto molto molto netto, però avrei preferito delle lenti uguali, no? Voi che dite? Comunque adesso vi faccio vedere l'ultimo pacchettino che è arrivato da Benefit. Benefit quando manda i pacchettini, nel frattempo tengo su addirittura queste lenti, perché questo è l'ultimo pacchettino. Benefit quando manda i pacchettini si impegna tantissimo, fa dei pacchettini veramente che sono super, è una delle aziende che preferisco di più per quanto riguarda la cura di queste cose. Abbiamo una scatola fatta sotto forma di macchina fotografica con tanto di nastrino con la scritta Benefit proprio per fare le foto, molto meglio. E all'interno della scatola ci sono i prodotti della linea The Professional. Ho già acquistato più volte da Sephora il classico, il Pore Professional, per andare a minimizzare i pori, e questo prodotto mi piace tantissimo. Tra l'altro l'avevo terminato, quindi sono stata molto contenta di riceverlo. E poi mi hanno mandato anche gli altri prodotti che non ho mai provato. Questa è la novità, adesso vi faccio vedere bene tutti i prodotti nel dettaglio. Abbiamo questo primo prodotto, che infatti anche nella scatola dicono step numero 1. Questo è un gel opacizzante e invisibile, è proprio realizzato sotto forma di gel, è proprio un gel che va anche a rinfrescare. Questo l'ho già provato, ero curiosa, l'ho già provato sul viso. È semplicemente un gel da applicare su tutto il viso per andare a preparare il viso al make-up. All'interno di questa confezione ci sono 50 ml di prodotto, quindi mi durerà veramente tantissimo. Poi, come vi dicevo prima, abbiamo il The Professional, che è il primer per minimizzare i pori. Questo solitamente non lo uso tutti i giorni, perché comunque ci sono ingredienti abbastanza pesanti, siliconici all'interno. Però comunque quando voglio o registrare un video o devo scattare qualche foto carina, e questo è un prodotto veramente fantastico, perché va a minimizzare tutti i pori e mi piace un sacco. Qua ci sono 22 ml di prodotto. Poi abbiamo la novità, che è questa, The Professional Pore Minimizing Makeup. Questo è primer, è colorato, a differenza del classico. Questo è leggermente colorato, è nella colorazione 01, la più chiara. E in sostanza, appunto, cos'è? È un primer leggermente colorato da andare ad applicare sul viso
per andare a minimizzare i pori, un po' come questo, con la differenza però che questo è colorato, è leggermente colorato, mentre invece l'altro non ha colorazione sulla pelle. C'è da premere qua dietro per far uscire il prodotto. Faccio vedere leggermente, sì, è forse un pelino troppo chiaro per me. Comunque è molto liquido, infatti come potete vedere mi sta già colando e si va semplicemente a picchiettare e stendere su tutto il viso, oppure potete metterlo soltanto nella zona T, quella che tende a lucidarsi più velocemente e dove avete comunque maggiore impurità. E probabilmente andrò ad applicarlo nella zona T. Sì, vedete che forse è un pochettino chiaro per me, devo ancora provarlo questo. Comunque si stende bene, bisogna lavorarlo un po', però poi si stende bene. Io adesso sono andata ad applicare il primer con le dita, ma volendo, se svitate qua sotto, c'è la sua spugnetta in dotazione per andare a stendere il prodotto. Questa confezione è fantastica, anche da portare in viaggio, proprio perché c'è anche la spugnetta insieme al prodotto. E poi l'ultimo prodotto della confezione è la cipria, che non ho mai provato, sono curiosa di provarla. Anche qua si svita il tappino, volendo si può mettere la cipria all'interno del tappino, e anche per la cipria, come per il prodotto di prima, se svitate qua sotto c'è il pennellino per andare ad applicare la cipria, e anche questo fantastico da mettere in valigia quando viaggiate, perché avete un 2 in 1 anche qua. E l'ultima cosa che mi ha mandato Benefit, non c'entra con il make up, è stata questa ring light, che in sostanza cos'è? È la luce da utilizzare per farsi selfie, e si va semplicemente a mettere la luce sul telefono, tra l'altro è tutta rosa con la scritta Benefit, e poi si può impostare l'intensità della luce, così è l'intensità più leggera. Poi c'è la media, non so se riuscite a vedere dalla videocamera, e poi c'è l'intensità più forte, proprio per farvi i selfie e avere insomma tutto il viso luminoso perfetto per un selfie perfetto. Benefit è veramente fantastica con queste cose, gadget di Benefit sono i più belli in assoluto. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre mettete un bel pollice in su se volete vedere altri video di questo genere e iscrivetevi al canale per non perdere tutti i miei prossimi video. Vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!